Inizio pesando lo zucchero di canna. Poi lo zucchero bianco. A questo punto il burro è già bello morbido a puntino, perfetto per essere lavorato. Manca soltanto di pesare le uova. Con le uova bisogna essere molto precisi, quindi anche se sono soltanto 10 grammi, devo toglierli. Ecco qua. Faccio questi biscotti praticamente da sempre. Non ho memoria di una ricetta diversa. È sempre rimasta la mia preferita e la migliore. E oggi piace moltissimo anche ai miei figli. Cannella. Ecco qui. Sentiamo com'è. Delizioso. Non mi resta che farlo riposare un pochino prima di stenderlo e tagliare i miei biscotti. Lo zucchero di canna gli dà una grana meravigliosa, un sapore unico. L'intera casa si riempie del profumo meraviglioso della cannella. Un po' di farina per metterlo via e può riposare per 35 minuti. Al frigorifero. La pasta mi sembra perfetta per fare i biscotti. Questa è la mia parte preferita. Tanti piccoli simpatici omini, i bambini ne andranno matti. Dunque, vediamo cosa manca. Gli occhietti. Con queste piccole palline argentate disegno gli occhi dei miei bambini. Benissimo. Ma oltre ai bambini voglio preparare anche i fiocchi di neve. Adoro il profumo della cannella dentro i biscotti. Mi ricorda le ricette che mangiavo quando ero bambina ed è uno dei pochi gusti di cui vado davvero golosa. Ancora uno e sono pronta per la prima infornata. ...15 minuti in forno a 170 gradi.